ora andiamo al cinema con Simone Emiliani, supervisore editoriale di Sentieri Selvaggi, collaboratore di Film TV e My Movies. Bentornato Simone. Grazie, Gloria. Dunque, Quali sono i film che andremo a vedere questa settimana al cinema? questa settimana usciranno ben 13 titoli. Sono Però. diversi film, anche italiani, che anticipano in qualche modo la Berlinale che partirà il prossimo 16 febbraio. E uno dei titoli più attesi è il ritorno di Paolo Genovese, il regista di Perfetti Sconosciuti, con Il primo giorno della mia vita. Che nel film si intrecciano le vicende di un uomo interpretato da Valerio Mastandrea, due donne che sono Margherita Bue e Sara Saragliocco, un ragazzino interpretato da Gabriele Cristini. Ognuno di loro ha un motivo preciso per essere disperato, tanto da arrivare a chiedersi perché mai dover continuare a vivere. Un giorno tutti questi personaggi, in momenti diversi della loro vita, si imbattono e conoscono un uomo misterioso, che è interpretato da Tony Servillo, e sarà quest'ultimo a dare loro la possibilità di osservare cosa potrebbe accadere nel mondo quando non ci saranno più. Quindi Paolo Genovese torna con un dramma corale che in qualche modo conferma diciamo, il metodo del suo cinema basato anche molto sull'interpretazione degli attori. Poi il secondo titolo atteso è sempre un altro film italiano e si tratta anche di un ritorno. E il film è Profeti e rappresenta il ritorno di Alessio Cremonini, che ricordo era il regista che aveva diretto Sulla mia pelle, il film sul caso Cucchi. E questo film invece ha al centro della vicenda la storia del confronto e scontro tra due donne. La prima, Sara, interpretata da Jasmine Trinca, è una giornalista italiana in Medio Oriente che viene rapita dall'ISIS durante un reportage di guerra in Siria. E Nur, Isabella Nefare, l'attrice, che è una giovane combattente, moglie di un miliziano del califfato, che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Come sappiamo, le leggi dello Stato islamico sono molto rigide, quindi Sara, in quanto donna, non può essere incarcerata insieme ad altri uomini, ma può stare solo a stretto contatto con un'altra donna. Durante i mesi di detenzione, Nur mostra il desiderio di proselitismo e, seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla entrare nell'estremismo islamista, tentando di mettere in discussione tutto ciò in cui crede o non crede. Quindi diciamo che sono già due titoli italiani sotto certi aspetti piuttosto forti. E un altro titolo invece piuttosto atteso in uscita della prossima settimana è The Plane. The Plane è un film statunitense, un action thriller che è diretto da Jean-François Richer e vede protagonisti Gerard Butler e Mike Colter. E al centro della vicenda, in questa coproduzione Stati Uniti-Gran Bretagna, c'è il pilota e comandante Brody Torrence, che è appunto Gerard Butler, che durante una violenta tempesta che danneggia buona parte dell'aereo riesce a salvare i passeggeri grazie a un atterraggio di emergenza. Però il velivolo plana sull'isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra. E quindi i passeggeri vengono subito presi in ostaggio dai pericolosi ribelli locali ed è l'inizio di un vero e proprio incubo. Quindi intanto questi tre titoli sono alcuni di quelli più importanti in uscita questa settimana. Sono quelli che avremo l'occasione di vedere a partire da giovedì nelle sale cinematografiche. Grazie a Simone Emiliani. Grazie a te, Gloria. Ciao. Ciao.